L'Europa, sempre più colonia dell''ndrangheta, boss e picciotti calabresi riciclano nel cuore del vecchio continente montagne di denaro frutto del traffico di cocaina e degli affari messi in piedi con lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici. Germania, Belgio, Olanda, Polonia, Slovacchia, Francia meridionale e persino Inghilterra e Irlanda sono ormai luoghi familiari per gli uomini delle cosche che rilevano esercizi commerciali, bar, pizzerie, alberghi e ristoranti, trasformandosi in imprenditori sfacciati, capaci pure di allestire società utilizzate per compiere impressionanti operazioni immobiliari. I manager calibro 9 sfuggono tuttavia al controllo delle polizie continentali per via della mancanza di una legislazione univoca e unitaria nell'area dell'Unione Europea in tema di contrasto alle mafie. L'eurodeputata calabrese Laura Ferrara, su questa determinante questione, non intende lasciare nulla di intentato. Come relatrice del report dice sulla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione al Parlamento europeo, ho inviato una lettera al commissario Unione Europea per l'Unione della Sicurezza, King, chiedendo l'elaborazione di una proposta legislativa che preveda norme minime comuni a livello europeo.